Allora, buongiorno a tutti, grazie. Mi raccomando, grazie molto per l'invito. Vorrei iniziare ricordando una biologa americana, Rachel Carson, che negli anni 50 per prima aveva capito i gravi danni che i pesticidi avrebbero comportato nell'ambiente col libro appunto Primavera Silenziosa, perché non ci sarebbero stati più gli uccelli canori. E infatti, se ci guardiamo intorno, vedere una rondine o i papaveri ormai è una cosa, è un ricordo per noi di una certa età. Ma diciamo pure che dopo 50 anni i rischi che queste sostanze comportano per la salute umana sono diventate, diciamo ormai purtroppo, una cosa sulla quale non si può più discutere, non ci possono più essere dubbi. E io vi voglio ricordare quello che è, diciamo, la definizione che trovate sull'ultimo rapporto ISPRA dei pesticidi nelle acque, che riguarda appunto queste sostanze. Cosa sono i pesticidi? Molecole di sintesi selezionate per combattere organismi nocivi e per questo generalmente pericolose per tutti gli organismi viventi. Ma anche noi siamo organismi viventi, e vi invito un attimo a riflettere: cos'è un organismo vivente rispetto a una macchina o un altro strumento? Gli organismi viventi sono dei sistemi complessi che funzionano in base ad una rete di informazione, per cui se nella vostra diciamo a destra il meccanismo di un orologio sostituite quella rotella, l'orologio continua a funzionare e tutto torna nello stesso modo. Un organismo vivente, se riceve un'informazione, invece, noi non possiamo sapere a priori quali saranno le conseguenze. E questo vale per le sostanze chimiche, ma per quanto mi riguarda anche vale per l'inserimento, ad esempio, con le tecniche genetiche, per gli organismi geneticamente modificati. Quindi, davanti a sistemi complessi, noi dobbiamo avere, io credo, una grandissima attenzione. Io parlerò ovviamente di quelli che sono i dati scientifici per quanto riguarda i pesticidi e la salute umana. E vi faccio vedere che solo due giorni fa, digitando su un motore di ricerca che è PubMed, delle parole chiave come pesticidi e salute umana, pesticidi e bambini, saltano fuori oltre 20.000 lavori scientifici, comunque pubblicati e passati sotto revisione. Quindi la documentazione c'è ed è assolutamente importante. Quando parliamo di effetti sulla salute dobbiamo distinguere due grandi categorie: gli effetti acuti, che vengono per avvelenamenti, per incidenti o anche per incidenti nelle fabbriche, pensiamo a Bhopal, pensiamo alla Farmoplant in Toscana, eccetera. Quindi danni acuti immediatamente sotto gli occhi di tutti, ma io non parlerò di questi, parlerò di qualcosa che ci riguarda molto più da vicino, ovvero sia degli effetti per esposizioni croniche a basse dosi, di cui, diciamo, le cui conseguenze sono evidentemente molto più subdole e che stiamo cominciando a capire in maniera dopo molti anni, dopo decine d'anni dalla loro presenza. Le conoscenze sulle esposizioni croniche ci sono venute innanzitutto dai lavoratori esposti, a cominciare dai veterani del Vietnam esposti all'agente Orange, il defoliante, e poi dal grande studio sugli agricoltori americani, in cui sono stati seguiti gli agricoltori, le loro famiglie, i loro figli, e continuano ad essere seguiti. Ma poi questi studi sono stati ripetuti in centinaia di migliaia di osservazioni, sia in ambito professionale ma anche in altri ambiti, sia residenziali, quindi esposizione perché si vive vicino all'agricoltore che coltiva con la chimica, o anche attraverso la dieta. Quindi questo è quello che più ci riguarda.
quindi esposizioni diciamo a basse dosi. Poi il dottor Montano ci dirà che cominciano anche prima di nascere, perché i nostri gameti sono esposti a questi principi attivi, continuano durante la gravidanza, che è in assoluto il momento più cruciale e dovrebbe essere sicuramente maggiormente protetto, e poi via via per tutta la vita. Allora, quando si affronta l'argomento della tossicità, bisogna secondo me avere ben chiari alcuni punti che rappresentano le caratteristiche e i limiti degli effetti sulla salute umana. Bisogna ricordare che quando si parla di tossicità, normalmente viene sempre valutata la tossicità del principio attivo e non del formulato commerciale. Tanto per intenderci, si è parlato del glifosato. La formulazione commerciale è molto più pericolosa che non il principio attivo, perché contiene un coadiuvante derivato dagli idrocarburi che permette al principio attivo di penetrare la molecola vegetale, ma evidentemente non sono quella. E vi dico subito che mentre per l'OMS il glifosato, la sostanza è cancerogena, per l'EFSA è ancora ritenuta una sostanza, come dire, senza problemi particolari. Cosa abbiamo poi? Il fatto che, diciamo, per molti studi indipendenti fanno vedere che gli effetti tossici ci sono anche per livelli estremamente più bassi rispetto a quelli indicati come limiti di legge. L'altra cosa che limita moltissimo la nostra reale conoscenza della tossicità di queste sostanze è che viene valutata la tossicità della singola molecola e non del cocktail a cui tutti siamo esposti. Pensate che nell'ultimo rapporto ISPRA, in un campione di acqua addirittura sono stati ritrovati 36 principi attivi diversi, e quindi è estremamente la nostra valutazione del rischio è estremamente assolutamente imprecisa. Ovviamente ci sono differenze dal punto di vista della suscettibilità individuale, secondo ovviamente il momento della vita, secondo le nostre caratteristiche genetiche, perché c'è chi è in grado di detossificare maggiormente rispetto ad altri, soprattutto nell'infanzia molti processi non sono ancora maturi. E l'azione di queste sostanze estremamente complesse, io appunto apro un pochino la strada ai successivi relatori, il professor Mantovano, quello che è l'azione come interferenti endocrini. E questa è semplicemente un'immagine da una revisione recente sul tema, che vi fa vedere una cellula e tutti quelli che sono, diciamo così, meccanismi che vengono coinvolti per azione di questi pesticidi, che quindi possono dare modificazioni sia genetiche che epigenetiche, alterazione della funzione respiratoria, alterazioni per la conduzione nervosa, stress ossidativo, alterazioni per quella che è soprattutto, ad esempio pensiamo a quelli che inibiscono le acetilcoline sterasi, per cui l'acetilcolina si accumula con gravi danni per la trasmissione nervosa. La prossima, ecco, allora, quali sono le principali patologie? Ho detto che sono oltre 20.000 lavori, ho preso, chiaramente vi do delle a grandi linee, questa che è una revisione recente, che ha fatto proprio, diciamo, raccolto quelli che sono tutti i dati più importanti sugli effetti sulla salute. Per esposizione cronica, ribadisco, a pesticidi, noi abbiamo alterazioni e problemi a livello dell'apparato respiratorio, con aumento di asma, bronchite cronica e broncopneumopatia cronica ostruttiva, alterazioni importantissime al sistema nervoso, con il morbo di Parkinson, l'Alzheimer e anche la sclerosi laterale amiotrofica, ma poi anche alterazioni su tutta un'altra, diciamo, grande varietà di patologie che vanno dai problemi di tipo metabolico, quindi il diabete, le patologie cardiovascolari, in particolare l'ipertensione, patologie autoimmuni, patologie renali, disordini riproduttivi, malformazioni e difetti di sviluppo soprattutto a livello del tratto urogenitale, per esempio il problema dell'ipospadia che colpisce diciamo sempre più i bambini di sesso maschile.
patologie dal punto di vista ormonale, soprattutto la tiroide, in particolare l'ipotiroidismo ed infine il cancro. Per quanto riguarda l'apparato respiratorio, anche qui una revisione, i principali sintomi, come già vi ho detto, con rischi oltre il doppio dell'atteso, quindi sono tutti studi epidemiologici, popolazione esposta, popolazione non esposta, oltre il doppio dell'atteso, l'asma, la bronchite, la BPCO, tutta una serie di sintomi che voi vedete, dalla dispnea all'irritazione, alla compromissione quindi della funzione respiratoria, per esposizione soprattutto a carbammati, organo fosfato, il dimetoato, malati al manco, zeb, aldigard e propinec. Per quanto riguarda i pesticidi e il sistema nervoso, queste sono le principali classi, diciamo, di sostanze. Ci sono gli organo clorinati, a cominciare dal DDT e dal suo metabolita, ma poi anche i piretroidi, poi ci sono gli inibitori dell'acetilcolina esterasi, in particolare gli organo fosfati, fra questi ricordo il clorpirifos, se ci torneremo, perché è uno assolutamente dei più pericolosi per lo sviluppo del cervello infantile, i carbammati e sostanze che hanno un'azione infiammazione. E per quanto riguarda le patologie, i principali studi per il Parkinson sono cominciati, vi riporto solo alcuni dei più recenti, si erano già visti nella grande corte degli agricoltori americani nel 2007, che si era già visto che anche l'esposizione residenziale, non quella non solo professionale, rappresentava un rischio per la malattia. Il rischio poi è stato valutato da delle meta-analisi che hanno messo insieme tutto un insieme di lavori, e quindi complessivamente c'è un aumento del rischio di oltre il 60%, e si è visto che anche per l'esposizione non occupazionale il rischio è intorno al 42%, l'incremento del rischio. Ricordo che nel 2013 il Parkinson è stato riconosciuto come malattia professionale in Francia. Per quanto riguarda l'Alzheimer, anche qui ci sono molti studi importanti, soprattutto che sono andati a indagare i livelli del metabolismo del DDT in coorti di popolazione, vedendo che chi aveva i livelli più alti di DDT aveva un rischio che era 3,8 volte più un rischio relativo di Alzheimer. E anche qui si vede che quelli che erano portatori di alcuni alleli particolari erano più sensibili, in quanto detossificavano meno questo metabolita del DDT. Così pure anche la sclerosi laterale amiotrofica, il rischio è stato valutato, il rischio è stato valutato in oltre 85.000 soggetti della coorte degli Stati Uniti, in cui si sono registrati nel periodo osservato 41 decessi per SLA, e il rischio per i pesticidi nel loro insieme, quindi non per singole categorie, il rischio statisticamente significativo è risultato 1,9, quindi quasi il doppio dell'atteso. E anche qui ulteriori studi hanno evidenziato come i fattori genetici predisponenti possono rappresentare aumentare il rischio di questa patologia. Per quanto riguarda il cancro, vi ricordo questo dato che è recentissimo, di questa valutazione che è stata fatta dalla IARC su 5 sostanze, di cui glifosato, malaton e diazino nel marzo scorso sono stati classificati come cancerogeni probabili ed altri 2 come cancerogeni possibili. E già vi ho detto anche tutto quello che sicuramente è la sostanza più importante è rappresentata appunto dal glifosato, che vorrei ricordare però non ha solo un effetto cancerogeno, ma molti studi la correlano anche ad esempio con altre patologie come la celiachia, il dismicrobismo intestinale, proprio perché c'è una rottura di quella che è l'alterazione della membrana cellulare. Per quanto riguarda il cancro, anche qui la letteratura è imponente. Questa revisione che ha preso in esame tutti gli studi condotti ad esempio sugli agricoltori americani ha fatto vedere, vi riporto, un aumento
statisticamente significativo del rischio per tutti i tumori nel loro complesso, esattamente come fa la diossina, che è un cancerogeno a livello multiorgano, ma poi anche tumori del sangue, del polmone, del pancreas, del colon, del retto, alla vescica, prostata, cervello e melanoma. Mi soffermo un attimo sul melanoma perché abbiamo sempre noi oncologi visto il sole come un fattore di rischio, i contadini stanno al sole a braccia scoperte, e invece le cose non sono così, perché anche queste sostanze, da altre sostanze chimiche, rappresentano un fattore di rischio molto importante. Questa tabella, solo per farvi vedere, perché dal lavoro che ho citato prima, dalla revisione che ho citato prima, l'incremento delle patologie, vi ho messo la freccia rossa ovviamente per quanto riguarda i tumori ematologici, linfomi, leucemia e mieloma multiplo. Addirittura per il mieloma multiplo il rischio è oltre 5 volte l'atteso, quindi numeri impressionanti. E quindi la prossima, c'è qualche cosa di molto interessante, perché ad esempio in questa coorte di lavoratori francesi seguiti per 9 anni, quindi lavoratori in buona salute, agricoltori, è stato visto negli anni un aumento nei loro linfociti della traslocazione 14-18. Questa traslocazione è la stessa traslocazione che era aumentata in maniera significativa nella popolazione esposta alla diossina di Seveso. Quindi il nostro modo, il modo di reagire del nostro organismo, evidentemente davanti a pesticidi e a diossine, è questo incremento, e questa traslocazione 14-18 è molto importante perché è il primo passo per la trasformazione linfomatosa. C'è questo legame fra pesticidi e diossina, perché voi sapete bene che nell'incidente di Seveso scoppiò il reattore contenente triclorofenolo contaminato da diossine, il mix dei due principi attivi e l'agente orange oggi è vietato, ma sono ancora in commercio come singole sostanze. L'ultima parte dell'intervento, cioè, voglio andare in fretta per recuperare un po' del tempo, è il problema della, diciamo, dei rischi per la salute per i bambini. Bambini che non sono solo quelli che mangiano la mela quando già li vediamo, ma quelli che non vediamo quando sono nella pancia della loro mamma. E quella copertina di Time ci dice il titolo: come i primi 9 mesi della vita influenzano tutto il resto di quello che sarà il tuo destino di salute. E questo lo stiamo capendo sempre di più. Vi ricordo, ecco, questo è il New England Journal of Medicine che diciamo, ha fatto un editoriale sul problema del cancro nei bambini, perché i bambini non fumano, non bevono, quindi non hanno uno stile di vita a rischio, mettendo in relazione l'incremento del cancro che si osserva nel paese occidentale, poi vedremo soprattutto in Italia, con l'esposizione alle sostanze chimiche che già durante la vita fetale passano attraverso il cordone ombelicale dalla madre al feto, e normalmente più di 300 sostanze chimiche, voi lo vedete, arrivano al bambino. È chiaro che nel momento in cui organi e tessuti vengono, come dire, messi a punto e ci devono accompagnare per tutta la vita, viene alterato l'imprinting, la formazione, la programmazione di quelle, di quei tessuti. Al problema specifico per quanto riguarda gli effetti sulla salute dei bambini, Pediatrics, che è la rivista più importante proprio di pediatria a livello americano, nel 2012 ha dedicato un intero numero, trovando che per esposizione, quindi in sintesi, è documentato un incremento di tumori, soprattutto ematologici, leucemie, linfomi, ma anche tumori cerebrali per esposizione soprattutto prenatale. Inoltre è ormai assodato che c'è un esiti per quanto riguarda lo sviluppo neurologico, comportamentale e cognitivo, con perdita anche di punti di quoziente intellettivo. E qui guardate, gli studi sono estremamente accurati, perché non sono fatti con questionari alle madri, ma sono stati fatti dosando ad esempio
sulle linee delle madri metabolite dei pesticidi, valutando poi i bambini all'età di 7-8 anni, oppure valutando e ricercando queste sostanze anche direttamente nel cordone ombelicale. Quindi ogni bambino si poteva risalire a quello che aveva ricevuto durante la vita intrauterina. E l'altra cosa sono le malformazioni in basso peso alla nascita. Per quanto riguarda le leucemie, questa revisione per esposizione a pesticidi nel loro insieme, nella seconda parte, vabbè, non lo vedete, comunque soprattutto a insetticidi o ad erbicidi, di fatto il rischio è statisticamente significativo, è complessivamente del 74%, un incremento del rischio del 74%. Addirittura, valutando tutti gli studi che hanno indagato l'esposizione prenatale anche ad insetticidi per uso domestico, il rischio diventa addirittura del 100% ed oltre, perché è un rischio relativo di 2,19. Quindi questa, io mi sento di fare un richiamo forte a questa attenzione che ci deve essere non solo verso i bambini ma ancor prima della nascita. E qui vi do qualche nota dolente per quanto riguarda il nostro paese. L'ultimo rapporto del 2008 aveva fatto vedere che in Italia da 0 a 14 anni l'incremento di cancro era esattamente il doppio dell'incremento annuo che si registra in Europa. Per capirci, negli Stati Uniti l'incremento è dello 0,6% annuo, in Europa dell'1,1%, in Italia addirittura del 2% all'anno. L'ultimo rapporto che è uscito fa vedere una, come dire, stabilizzazione di questo incremento. Fortunatamente non continua con questo ritmo, ma di fatto da noi per ogni milione di bambini da 0 a 14 anni almeno una trentina in più si ammalano di cancro, e questo ci ha messo chiaramente, ci ha fatto aprire gli occhi su tante cose. Per quanto riguarda gli adolescenti, questo è sempre l'ultimo rapporto dell'ARCOM del 2012, guardate, negli adolescenti da 15 a 19 anni c'è un aumento significativo per tutte le neoplasie mieliniche, APC è l'incremento percentuale annuo, quindi addirittura ogni anno crescono del 2%, i linfomi crescono del 2,9%, l'Hodgkin del 3,6%, il melanoma dell'8,1%. Quindi questo è l'incremento nei nostri ragazzini da 15 a 19 anni, e è sotto gli occhi di tutti che poi c'è un abbassamento ad esempio dell'età per quanto riguarda i tumori della mammella, del corpo e via dicendo, quindi i cosiddetti poi giovani adulti. Allora, l'altro capitoletto che voglio spendere due parole, perché io sono un oncologo ma alla fine mi sono quasi resa conto che il problema del cancro è quello che, diciamo, subito viene focalizzato, però in realtà c'è tutta un'altra marea di patologie che aggravano, e soprattutto questi effetti sul sistema nervoso e sul cervello in via di sviluppo devono veramente, secondo me, essere ben chiari a tutti. Voi vedete, no, che il cervello infantile, anche già nel momento della vita introfetale, è quello che ha le maggiori proporzioni rispetto a tutto il resto del corpo che si va formando. Il cervello comincia a svilupparsi già nelle primissime settimane e la sua maturazione attraverso fasi diverse dura tutta la gravidanza e anche ovviamente nei primi anni di vita. Quindi è un processo estremamente lungo e complesso. E già nel 2006 su Lancet era venuto fuori questo articolo, qui sono un pediatra e un epidemiologo, che hanno detto, che hanno lanciato un allarme: le sostanze chimiche stanno danneggiando il cervello dei bambini in tutto il mondo, ci vogliono dei nuovi approcci, noi dobbiamo salvaguardare quella che è l'integrità del cervello. E veniva pubblicato su Lancet questo, chiaramente voi lo vedete, l'ho proprio preso montandolo, diciamo, su due pagine, tutte le sostanze estranee, note per essere tossiche per il cervello umano, quindi non per i topi, fanno un elenco di 202 sostanze. Quelle che vi ho cerchiate in rosso sono i pesticidi.
tanto per farci capire, e quando parliamo di danni dal punto di vista dello sviluppo del cervello infantile, parlo di ritardi, di addirittura perdita, erano tutti studi fatti anche questi negli Stati Uniti, in Messico, di quoziente intellettivo, fino a 7 punti di perdita di quoziente intellettivo per i bambini le cui madri erano state esposte, in questo caso erano lavoratrici, a più alti livelli di clorpirifos, no scusate, di pesticidi in generale. E ad esempio l'aumento che registriamo anche in Italia, si è partiti, si fa la giornata dell'autismo, però nessuno si chiede, si fa delle domande, ma perché ci sono tutti questi bambini? E la prevalenza dell'autismo negli Stati Uniti era di un bambino ogni 150, nel 2010 di uno ogni 68. E sempre questa è un'altra revisione che ha messo insieme tutti i, diciamo, i rischi ormai accertati, che riguardano quindi la sfera cognitiva, comportamentale, sensoriale, motorio, il quoziente intellettivo, vi ho detto, fino a perdita di 7 punti di quoziente intellettivo, e addirittura in gruppi di bambini, vi farò vedere, sono stati indagati all'età di 7-8 anni con la risonanza magnetica cerebrale. La prossima, ecco, qui hanno indagato il clorpirifos a livello del cordone ombelicale in un gruppo di bambini alla nascita, e poi hanno stratificato per i livelli medio-bassi e medio-alti di clorpirifos, trovando delle alterazioni nell'età di 7-8 anni in questi bambini che hanno poi problemi anche evidentemente comportamentali e cognitivi, trovando un corrispettivo in alterazioni morfologiche a livello del loro cervello anche per quelli che avevano i livelli più bassi. Sto per finire, se va... no ce n'è un'altra ancora. No, vi voglio fare, ecco, no, devo andare avanti un attimo. Allora, questo lavoro recentissimo, si è parlato anche dei costi, è uscito adesso, sono stati stimati i costi anche per esposizione a sostanze distruttori endocrini in Europa, e per quanto riguarda ad esempio l'esposizione ad organofosfati, quindi a pesticidi organofosfati in gravidanza, questo panel di esperti ha valutato che si perdono ogni anno in Europa 13 milioni di punti di quoziente intellettivo. E questo, capite bene, è questo che dicono, noi abbiamo un'unica chance per sviluppare il cervello dei nostri bambini, il cervello dei bambini è la risorsa economica più importante di una nazione. Che fare? Allora, deve essere chiaro per tutti, ecco, che ormai questo è il titolo di questo articolo, il paradosso del progresso, le esposizioni ambientali creano tutte le patologie a cui ci troviamo di fronte. E voi vedete le sostanze chimiche emesse da impianti industriali, agricoltura eccetera, attraverso l'aria, attraverso il cibo, entrano, hanno organi bersaglio e ci creano una malattia. E voglio ricordare che in Italia, questi sono dati Eurostat, è vero che è aumentata la speranza di vita, voi lo vedete in alto, ma nessuno ci dice che è diminuita la speranza di vita in salute. Dal 2004 al 2013 la speranza di vita in salute è passata da 68, da quasi 67 anni a 62, a 61.8, e per le femmine addirittura da 71 anni a 60, abbiamo perso 10 anni di vita in salute. L'ultimo concetto, e poi chiudo, che però è davvero importante, ci stiamo arrivando e la scienza ci ha dato veramente una chiave di volta per capire come le cose vanno: l'epigenetica, ovvero sia tutto quel sistema che è in grado di trascrivere ciò che c'è nel nostro codice genetico, è direttamente influenzato dall'ambiente. Quindi questo vuol dire che l'ambiente, il nostro destino, non è nel nostro genoma, ma è nell'ambiente in cui noi ci troviamo a crescere e a svilupparsi. Quindi questo è il vero obiettivo, quindi il concetto forte della prevenzione primaria, di ridurre le esposizioni ambientali. Questo era Lorenzo Tomatis, che ci ha chiaramente sempre battuto su questo concetto,
perché solo così noi possiamo risolvere le malattie che altrimenti inseguiamo solamente. Ricordo che in Svezia, dove hanno vietato pesticidi negli anni 70, i linfomi non crescono, anzi sono calati come incidenza, e da noi crescono il 4% all'anno, e anche l'alimentazione biologica ha dimostrato dei vantaggi: diminuzione ad esempio del rischio di eclampsia e ipertensione, e anche riduzione dell'ipospadia nel gruppo delle donne che avevano appunto fatto un'alimentazione biologica. Ho finito, grazie.